Prendere parte in tutto attorno al nostro monte in modo da poter ascoltare e vedere questo primo passo. Questa vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: donna, ecco, disse al discepolo, ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Queste, fratelli e sorelle, sono la croce che Pilato lo concesse. Anche noi, fratelli carissimi, vogliamo ripetere quel gesto e invito Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo e gli altri amici perché vengano a compiere questo gesto della deposizione. Venite, amici del Maestro. Guardate il Maestro crocifisso per noi. Fra tanto odio è confortante vedere ancora un po' di pietà per quanto voi fate. Vi sarà grata l'umanità intera sino alla fine del mondo e il vostro nome sarà associato luminosamente di Dio. Non è tempo per gli indugi, la sera sta calando. Andate verso la sua Madre Santissima e chiedete a lei il permesso di poter deporre il figlio dalla croce. E ora Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, salite le scale. Iniziate il vostro lavoro, fatelo con tanta delicatezza. Ricordatevi che non è un uomo come tutti gli altri, è nostro Signore Gesù Cristo, il Creatore, colui che ci ha redento e che un giorno ci salverà. Fatti da scontare, eppure fu trafitto in sconto dei bruttissimi e fangosi pensieri dell'umanità. Gesù, dichiarandosi re, non volle la corona d'oro. Tutto quello che poteva dare gloria terrena fu respinto da Gesù e questa corona orribile data dagli uomini l'accetta. Perché? Solo per il fatto che egli sulla terra è venuto per servire e non per essere servito, per soffrire e non per godere, obbedire e non comandare. Chi tra voi ha un compito di responsabilità nei confronti degli altri? Impari a mettere a questo a servizio del prossimo, senza presunzione, senza far pesare sugli altri e senza avanzare diritti di superiorità. Gesù ci aveva detto: io sono in mezzo a voi come colui che serve, senza mettere gli altri sulle spine. Impariamo anche noi da Gesù, convinti che non si potrà godere egoisticamente dei beni terreni ed avere diritto al premio se prima non si è sofferto. Quel braccio che tante volte aveva carezzato i bambini. Lasciate, diceva Gesù, che i bambini vengano a me, perché ad essi appartiene il regno di Dio.
e li benediceva. Quella mano che si era mossa solo per fare del bene, per ridare la vista ai ciechi, per ridare l'udito ai sordi, oltrepassato la mano del Maestro. Nell'inizio dei nostri sogni di grandezza, il chiodo che ha accettato il Figlio di Dio è questo che lo ha appeso a quella croce, strumento di supplizio riservato agli schiavi. E Gesù è passato come il peggiore dei malfattori, come uno schiavo. Lui lo ha accettato per amore nostro, ha colto il chiodo perché potesse porgerci quella mano per liberarci dalle nostre cattiverie e dalle nostre colpe. Fratelli, la nostra mano si è sempre mossa per compiere il bene, o la nostra mano ci fa coprire il volto di vergogna, forse perché il più delle volte ha fatto male, per offendere e non per soccorrere, non per dare gioia, non per dare la vita, come Cristo che ha mosso la sua mano, ha mosso le sue mani per dare la vita. Anche questo strumento di supplizio portatelo alla sua Santissima Madre. Lei capisce in questo momento la profezia del vecchio Simeone, quando per la sua purificazione presentò Gesù bambino al tempio. Stessa mano che con la destra ha beneficiato il popolo, la mano che ci ricorda che un giorno con essa formulerà a nostro riguardo il giudizio del nostro operato. In quel giorno Cristo apparirà in tutta la sua gloria e non potremo giustificarci, non ci saranno delle scuse, perché sarà un giudizio inappellabile. Ciascuno di noi raccoglierà ciò che avrà seminato. Perciò, fratelli, finché abbiamo il tempo, operiamo il bene, glorifichiamo Dio nel nostro corpo, amiamo con i fatti e non a parole, viviamo con responsabilità e impegno i doni che Lui ci ha dato. Lei ora comprende ogni nostro agire umano e ogni nostra fragilità. Interceda presso il suo Figlio affinché dal suo tremendo giudizio ci salvi la grazia di Dio. Il compimento di questa azione noi la vediamo, viene eseguita con tutta quella delicatezza che si addice a chi si sente la grandezza, la bellezza, la preziosità di quantissimo. Perché ne ha tutto il diritto, in quanto è la madre dei dolori, la regina dei mali. Portatelo alla sua Santissima Madre Maria, perché possa finalmente stringerlo fra le sue braccia. O Maria, guarda come gli uomini hanno ridotto il tuo Figlio, il fiore degli uomini che amò tutti senza distinzione. Perdonaci, Maria, per la nostra debolezza. Siamo tutti colpevoli, perché tutti peccatori. Affidiamo a noi al Cristo con animo grato e riconoscente, perché nel suo sangue è stata fatta la pace tra cielo e terra. In lui nostro fratello e redentore possiamo nuovamente rivolgerci a Dio chiamandolo Padre. Questa sera ciascuno di noi avrà sicuramente fatto un proposito in questo Venerdì Santo di non voler più crocifiggere il Cristo con il peccato. Pascal, il famoso filosofo, dice che l'agonia di Gesù sarà fino alla fine dei tempi. Certo, Gesù continua a soffrire con la sua passione nei nostri fratelli.
non voler più crocifiggere un popolo cristiano con il peccato. Sì, perché se andassimo via stasera da questo luogo con i propositi di prima, continueremo a rendere vana la croce di Cristo. È morto in vano. Chissà per quanti oggi non è il Venerdì Santo, eppure Gesù è morto anche per loro, è morto per tutti. Questo momento della sepoltura non deve ispirarci soltanto contrizione e dolore, ma anche speranza. Da questa speranza dobbiamo attingere le parole da dire a chi nella vita è umiliato e offeso, a chi è oppresso e calpestato, a chi come Gesù è vinto, vinto da ogni sorta del male. Fratelli, Cristo con la sua morte in croce ci ha salvati tutti. Amen. Concedi a tutti il tuo perdono e la tua divina consolazione.